Lorenzo Bencini, campionato di C-Gold, non si ferma. Stemar 90-90 in campo qui a Pala dei Cuccioli, affrontare la Stella Azzurra Viterbo. Un derby davvero infuocato per rimanere in testa alla classifica. E abbiamo poco tempo per preparare la partita, solo 2 giorni. Mercoledì scendiamo in campo e Viterbo, come detto, è una squadra da non sottovalutare visto la posizione in classifica, che ha 0 punti, ha perso le ultime 2 partite. Verranno qua col coltello tra i denti, ma noi dobbiamo farci trovare pronti. Vi conoscete molto bene, ci sono 2 ex speciali nella Stella Azzurra come Pebol e come Rogani, poi altri giocatori di spessore. Ricordiamo Rovere, ricordiamo Reale che sta facendo molto bene. Price sotto le planche si fa sempre valere, per cui servirà anche fisicità, perché come abbiamo visto contro il Fomega, quella può incidere per quanto riguarda la Stemar 90. Sì, può incidere tanto e sì, dobbiamo fare, hanno una bella squadra, un bel roster e giocatori di esterni che hanno fatto la B come Rovere e Matt Pebole, che noi conosciamo bene, che l'anno scorso abbiamo giocato contro e diciamo è stato l'uomo decisivo con quella tripla che ci ha spaccato la partita nell'overtime. Diciamo e Price sotto canestro, che è una bella gattata da velare. Torniamo anche al passato recentissimo, praticamente avete vinto contro il Fomega. La cosa più bella è stato quando siete tornati in campo dopo l'intervallo, più 10 di parziale, l'avete praticamente chiusa. Sì, diciamo che abbiamo chiuso l'intervallo di 10 punti, siamo stati sopra e nel terzo e quarto quarto loro al Fomega ha continuato a giocare tutta la partita pressando a tutto campo, cercando di recuperare lo scarto di quei 10 punti, ma noi non abbiamo abbassato la guardia, siamo stati lucidi, attivi, terzo e quarto quarto concentrati per portare a casa il risultato. E tu hai dato tutto a porto, hai conquistato un fallo e poi hai trasformato tutti e 3 i tiri liberi, per cui è servito anche quel relax che hai avuto nei giorni precedenti, così mi hanno detto a casa. Sì, è stato... Diciamo che quei 3 tiri liberi sono stati importanti, perché loro avevano piazzato un break che volevano rientrare in partita, diciamo con quei miei 3 tiri liberi sono fatto trovare pronto e li ho realizzati.